degli ingredienti più versatili della nostra cucina, il riso. E ne parliamo con Cristina del riso buono. Quanto è buono il riso buono? Allora, il riso buono è buono. Io l'ho chiamato riso buono perché tante persone, dallo chef alla massaia alla signora sotto casa, mi dicevano è buono, e quindi alla fine l'abbiamo chiamato riso buono. Quindi... Allora, raccontami un attimo questi prodotti meravigliosi che abbiamo qui. Ne vedo uno in particolare che mi attira. Allora, noi facciamo due varietà di riso. Uno è il riso artemide, che è un riso lungo basmati ed è un incrocio naturale tra il venere e un basmati bianco. Eccolo, la differenza tra il venere e l'artemide è che il venere è un chicco rotondo, l'artemide è un chicco lungo, ha una profumazione di basmati e cuoce in circa 35 minuti, si può fare bollito, a insalate oppure gourmet e anche come healthy food. La seconda varietà che facciamo è un riso carnaroli ed è un riso vero seme di carnaroli. È importante dire che è vero seme di carnaroli perché molte varietà oggi si possono chiamare con il nome di carnaroli. Questo invece che cottura ha? Questa è una cottura, dipende, se uno lo fa a risotto, io scrivo sempre dai 13 minuti in su, perché comunque tra nord e sud c'è sempre differenza. Esatto. Senti Cristina, ti volevo chiedere, qual è il tuo piatto preferito? Nel senso, come lo cucini tu il riso, il tuo piatto di riso preferito? Allora, io da romana ho imparato 5 anni fa, quando è nata l'azienda, a fare risotti, che per me è stata una grande scoperta, perché amante della pasta asciutta a Roma, e il risotto classico con lo zafferano mi piace moltissimo. Dici la ricetta. Alla parmigiana. Se no, fantastico, ma di solito, guarda, alcune volte per farla assaggiare lo faccio anche burro e parmigiano normalissimo, che è la cosa risaltiamo e senti il sapore del riso, la qualità del riso. E nei dolci lo usi? Nei dolci usiamo le farine di riso, di cui non ne ho parlato prima, perché la farina di riso è un prodotto che abbiamo inventato, tra virgolette, nel senso che usiamo tutti gli scarti del riso, che sarebbero le rotture, che è quella parte dei chicchi che cuoce prima, quindi non va bene per il risotto, e avendo tante rotture, perché facciamo il riso in purezza, abbiamo creato le farine di riso, che sono le farine di artemide e le farine di carnaroli. Perfetto, insomma abbiamo una visione totale dei tuoi risi, quindi dobbiamo solamente assaggiarli. Cucinarli. Mangiarli e cucinarli.